Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti che più che conquistare il mondo stanno facendo proprio schifo. Ragazzoli, allora, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e che darete a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, trovate il link in descrizione e se eventualmente volete donare per sostenere il canale trovate anche il link per donare quello che volete. Detto questo, ragazzi, partiamo col video. Ok, ragazzuoli, allora, noi ci siamo lasciati l'ultima volta che siamo alle porte della partita dell'FA Cup contro lo Stoke City. Abbiamo una caterva di mail, tra cui quelle degli osservatori. Vediamo cosa ci hanno portato. Allora, dal Brasile, Diogo Neves, secondo mese, 69-89. Niente, rifiutato. Teniamo tornare nelle fare belles. Edson Reis, 59-81. Il prezzo è buono, ma non ha un overall così alto. Via. Edoardo Rossi, ora come fa un brasiliano a chiamarsi Edoardo Rossi? Tu sei un infiltrato, non ti avrò trovato l'osservatore italiano, ti ha trovato quello brasiliano in Brasile praticamente. Ma fai schifo sia da un lato che dall'altro. Vali un botto però, zio. Attenzione, a 16 anni vali così tanto. Cosa mi nascondi, Edoardo? Edoardo, così io ti ingaggio, Edoardo. Tu mi nascondi qualcosa e io ti ingaggio. Spero che non sia qualcosa di troppo, però va bene. Gomez lo rifiutiamo, Gomez è stato un piacere. Mores lo rifiutiamo, un portiere che non ci serve, e Ribeiro lo rifiutiamo pure. Bella gente, bella di complimenti a Nicky che si sta a fare in Brasile per vedersi il carnevale, forse qualche altra cosa, perché giocatori buoni non ne ha trovato. Dall'Irlanda abbiamo Brain Walsh, 57-77, manco da lontano, e Niall Kennedy, 66-90. Questo lo lasciamo lì, lo lasciamo lì, lo continuiamo a osservare, raga. L'ultimo, Leray che torna dal Giappone con Ikizo Kuroki, 54-76. Ikizo, non sei. No, no, no. Makoto Ryusaki, 54-74. Bel valore, ma overall troppo basso. E Goro Miyoshi, mamma mia, questo deve. Torna del. No, no, no. Torna tutti quanti possono tornare in Giappone con furore. Informazione importante sul mercato. Raid il prossimo incontro è fondamentale. Raid vuole giocare, va bene, se lo merita. Oh, raga, è il centrocampista più forte che abbiamo. Raid. Quindi la prossima partita che è di coppa, anche se dico, non penso proprio che riusciremo a passare il turno. Però allora, Soccom che piede è destro, quindi lo mettiamo di qua. Leitch che è pure destro, lo facciamo fuori per Morris, che invece è un sinistro, perfetto, piedi inversi. Fuori Sullivan dentro Casadei, diamo un turno di gioco a casa te, Lewis e Raid, anche se sono tutti quanti là, che c'è una squadra di stanchi. Ma mi dite come faccio a giocare così? Dai, ma come cavolo faccio a giocare così? Ma porca miseria, dai. Vabbè, raga, se non sbaglio dovremmo averlo fatto l'obiettivo dei sedicesimi, no? Abbiamo fatto l'obiettivo dei sedicesimi. Dove sta l'obiettivo dei sedicesimi? Raggiungi i sedicesimi di finale. No, non me lo dà come fatto. Ma penso che siano i sedicesimi già questi, raga. Contro lo Stock non abbiamo possibilità nemmeno se schieravo gli 11 più forti che avevamo in campo, raga. Ma neanche da lontano. Cioè, me la vedo precisa, la sconfitta subito, secca proprio. 5-1, mamma mia. Mamma batosta. Tripletta di Lucas, doppietta di Vokes. Per noi segna Stockton. Poi sono usciti in blu Reid e Nicholson per Slew, Braxton e O'Sullivan. Ammonito Sutton. Mamma mia, che batosta! Fuori dalla coppa. Fuori dalla coppa. Sì, vabbè, ma me l'aspettavo, raga. Cioè, non pensavo minimamente ad andare troppo avanti. Allora, mio Reid, non ti preoccupare, Reid mio. Giocatore al rientro. Tutto è tornato. Oh, tutto è tornato dal prestito. Tutto è mio. Raid, non ti preoccupare, continua a lavorare sodo perché tu mi servi in forma. Riusciamo ad avere un poco di pausa per un attimino riuscire a far crescere i nostri giocatori? Sì. Mariani sale a 60. Oh, il nostro centrocampista riesce a prendere un attimo di coraggio. Allora, signori miei, voi mi prenderete per pazzo, ma io devo un attimino sistemare la rosa. Allora, andiamo avanti un attimino. Magari fino al giorno 6. Dopodiché facciamo un attimo il resoconto della situazione. Intanto il resoconto su quell'attaccante che avevamo visto piccolo dell'Atalanta non è ancora arrivato. Allora, andiamo a vedere come siamo messi. Come siamo messi?
In parte siamo messi bene, McKinley e Taylor. Ci manca un esterno sinistro. Mick, abbiamo solamente Mitchell. In difesa abbiamo Bull, Sutton ed Hamilton, che è rotto fino a quanto? Altre 3 settimane. Quindi comunque ci serve un difensore centrale. Sulla destra ci siamo, sulla sinistra ci siamo. Nicholson e Tonev, ok. A sinistra, vabbè, a sinistra, scusatemi, Nicholson e Tonev. A centrale abbiamo Wilding, Mariani, tutte. Lewis, Reid e basta. Ok, allora, noi abbiamo tutte che ha 30 anni ed è un 60 ed è come turnover. E Mariani è un 60 turnover, Wilding cruciale, ok, e Lewis invece è importante, è un 64, invece 64 a 23 anni, invece Wilding 28. Vendiamo Wilding, raga, vendiamo Wilding e ci teniamo. Aggiungi la lista trasferimenti, sì. Poi abbiamo Casadei e Sullivan, perfetto. In attacco abbiamo Johnson che è andato in prestito. Morris sta crescendo bene. Stackhouse, Leth Schmidt e Howard. Howard già è sul mercato. Quindi comunque dobbiamo cercare un difensore e un esterno sinistro, se non sbaglio, giusto? Un difensore e un esterno sinistro. Ok. Allora, io non cerco nessuno, raga. Lasciatemi nei commenti eventualmente qualche nome che possiamo cercare, qualche giovane, qualche talento che può costare poco e che possiamo fare crescere tanto. Quindi vi lascio in questo video, noi non compreremo nessuno. Vediamo qui come eravamo messi, raga. Ci abbiamo qualcuno interessante. CC, AT, AS ed ES. Niente di lontanamente fattibile. Niente di Naga, devi crescere, Naga mio, devi crescere anche tanto. E niente di lontanamente interessante. Quindi andiamo avanti con le giornate. Allora, sistemiamo i nostri 11 migliori, raga. Fuori Casadei, dentro Sullivan, Lewis e Reid, va bene. Nicholson va bene, Mitchell, Sutton, Bulu, Raja e McKinley, perfetto. Slow è scontento. Ma slow mio, c'è poco da fa. Siamo tutti scontenti perché non stiamo giocando bene in campionato, raga. Stiamo prendendo delle cartate che sono assurde. In casa contro l'Ipswich. Vedo un'altra batosta di quelle pesanti. Viene da una sconfitta contro il Birmingham. Noi che ce famo, raga? Ai 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 ai. 2-2. Doppietta di Nicholson, va bene. Poi sono andati Wilding, Casadei, Braxton per Reid, O'Sullivan e Sutton. Va bene, 2-2. L'abbiamo ciuffata noi all'83esimo praticamente. Va bene, dai. Va bene così, va bene così. Va bene così. Mister, sarò franco. No, Lewis. Giocatore ristabilito. Tonev è tornato all'infortunio. Lewis. Ma porca di una paletta ubriaca. Lewis è mio. Ma sei un rompiscatole, era inevitabile. Va bene, allora. Allora, andiamo su Rosa. Abrosa. Andiamo a levare dalle vendite Wilding. Rimuovi da lista trasferimenti. Ce l'abbiamo tenere perché lui se ne vuole andare. È un caca pelotas. Ecco che cosa sei, amico mio. Sei un rompipelotas. Facciamo gli allenamenti. Dai, così sale qualcuno? No, non sale nessuno. Però dai, siamo messi bene. Siamo messi. Nicholson è arrivato a 70, raga. Mamma mia, che esterno sinistro che ci abbiamo. Nicholson è arrivato a 70. Allora, andiamo avanti con il calendario. Vediamo se arrivano le offerte per Lewis. Offerta per il trasferimento per Aaron Wilding. Che noi avevamo messo in vendita Wilding. Wilding l'avevamo messo in vendita. Wilding l'avevamo messo in vendita. Aaron Wilding, no, rifiutiamo. No, Wilding lo teniamo, raga, almeno per un'altra stagione Wilding lo teniamo. Chi è che parla? Mister, ora che ha cambiato idea, sei troppo importante, meno male, però Wilding no, Wilding rimane, raga, Wilding rimane, aspettiamo offerte per Lewis, raga. Ok, ragazzuoli, detto questo, noi andiamo avanti alla prossima partita. La prossima partita che è contro i lupi. Chi sono questi qua? Una squadra sconosciuta, signori miei. Offerta per il trasferimento per Lewis. Oh, quella che volevo, raga. Quella che volevo. Offerta per il trasferimento per Lewis. Lui vale 5,75 e ce ne offrono 5,90. Andiamola a trattare il nostro Papa Maullo con i suoi poteri magici.
Vedrà di strappare un buon prezzo. Allora, vediamo un attimino. Trattiamola 5,90, 5,75. Ma trattiamola almeno 6, 6,50, dai. Gli faccio uno sconto, dai. Papà Maullo, convincili tu, Papà Maullo, 6,50. Mi dispiace, ma 5,90, 5,90. È il primo che viene a contrattare contro Papà Maullo. Allora, no, 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 non ci siamo, zio. Ha 23 anni. Dico, non vuoi 6,40. 6,40. Siamo scesi di 10.000. Hanno accettato, ma dai, no, non ci credo. Papà Maullo e le sue magie, raga. Papà Maullo e le sue magie. 6,50 no, l'ultima offerta era 5,90. 6,40 sì. Bra, bra, prendi e porta a casa. Leitschmidt è un 62, raga. Leitschmidt è un 62. Andiamo a trattare, raga. No, l'ho rifiutata, ma sono un pirla, sono. L'ho rifiutata, ma porca di quella miseria. Se ce lo vendavamo, raga, potevamo andarci a prendere a piccoli. Ma porca, ma quanto sono stupido. Da 1 a 10, ma porca di una paletta ambriaca. Allora, partita contro l'Hull City. Abbiamo i nostri titolari in campo. Sì, perfetto. E allora, no, ho sbagliato tasto. Andiamo in campo direttamente contro l'Hull City e speriamo di portare a casa una vittoria. E concludiamo qui l'episodio, ragazzi. Loro vengono da una sconfitta contro il Burton. Noi che ci famo contro l'Hull City, ci pareggiamo 1-1. Si è rotto Stockholm, che è uscito per Leighton Smith. Poi sono entrati Wilding e Casadei per Reid e O'Sullivan. Abbiamo pareggiato tra l'altro noi all'83esimo con Leighton Smith. Porca miseria, che brutta partita, signori. Che brutta partita. 5 messaggi addirittura. Facciamo gli allenamenti per prima cosa, la cosa più importante. Sale qualcuno? No. Porca di miseria. Oddio, uno che si alleni giusto, raga. Tutte C e D. Andiamo a 5 messaggi in ufficio. Non stiamo seguendo l'idea. Offerta per il trasferimento per Lewis di 6-10. No. Giocatore ristabilito Hamilton, giocatore infortunato, Stockholm per 4 settimane. Ok, Hamilton è tornato, raga. Slow, mister, se non prima non sulla lista, dimostrami che meriti di giocare. Slow, io ti ho messo sul mercato, zio, te ne dovresti andare. Faresti tutti più contenti se te ne vai. Allora, non stiamo seguendo i piani, ha rotto le scatole. Quanto siamo? A 75, dai, dai, siamo messi bene, perché vi dovete accollare così tanto? Allora, siamo alle porte della partita con l'Oxford, signori miei. Andiamo a vedere la classifica. Andiamo a vedere la classifica. Siamo sedicesimi con 33 punti a 29 partite giocate. Ventunesimi a 22 punti, quindi siamo 11 punti sopra la zona di retrocessione, raga. 11 punti sopra la zona di retrocessione. Siamo molto a rischio. Zona playoff invece oramai se n'è andata, 52 punti. Completamente lontani, raga. Siamo completamente fuori dalla zona promozione. Però l'importante è riuscire a rimanere in League One, signori miei. Comunque, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e che darete a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.